che cancellerò adesso questo. Fai solo bene. Tanto sistemiamo i controlli. Effettivamente sarà un incontro interessante perché sono abbastanza delle novità, cioè la cena competitiva. Cloud. Anzi, Sprite, so che questo è il suo primo torneo. È il suo primo torneo serio e ottima posizione. Assolutamente. Tanto vediamo che è già il nuovo millennio. Ecco qua il ditto Cloud. Mamma mia. Non credevo fosse già arrivato questo. Abbiamo momento. Così tanta ignoranza qua oggi, ragazzi. Mamma mia. Però abbiamo visto la scelta, uno Advent Children e l'altro è del 7. Ovviamente 7. È cioè. Proprio ditto, se vogliamo. Cioè, concordiamo tutti che 7, cioè, è il migliore. E intanto stanno decidendo lo stage. Ricordiamo che stazione spaziale non è counter. Attualmente. 3, partono, vanno su Smash Bros. E qua è un po' un incontro alla Dragon Ball Z, okay. Quando all'inizio si caricava il limite. Prima si caricava il ki, adesso si carica il limite. Ok. Abbiamo già Harry Limit. Sprite che spazia. E intanto Sprite vantaggio di 70%, ottimo. In però chat ci consigliano di fare un ditto Olimar. Potremmo prendere. No, per favore. Oh, oh, forse danno. No. Però comunque attenzione, si è fatto abbastanza vicino. Bravissimo, usa il Nair per portarlo off stage e praticamente forzarlo ad usare il limit. Stato carica. Si carica. Mamma mia, ragazzi. Cerca. Ditto Cloud, ma si può. Concordo con il Noma Bust in chat, mi raccomando. Si caricano. Giustamente, prenderanno il limite nello stesso momento. Cercheranno. Attenzione. Chissà. Si il, primo lontano, il primo che usa il limit. Attenzione. E vedete, è tesissima come cosa. È molto tesa, perché? Perché dovrei usarlo io invece. Ed eccolo, ed è fuori. Porta in vantaggio. Living cross flash. Intanto Sprite ha perso. Ah, giù. Essendo morto ha perso il limite. Attenzione qua, un Nier potrebbe cerca il recupero. Dash. Mamma mia. Ah, B, bravo. Non si può fare quella combo. Ricordiamo che non è un altro combo. Bella dalla piattaforma. È Cloud. Proprio un bel incontro ignorante questo. Mi piace. Oltre a rompere cerca, rompe anche il cranio. Però al limite prende in su, cerca il juggle. Non lo trova, rompe. Mi dispiace, il dai tizio random, c'è anche settimana prossima. Attenzione. Drive al limite, però non gli permette di caricarlo. Continua a cercare la distanza, forse, ed eccolo! JV2. Primo match, finisce. Sì, decisamente bella tizio random. Ok, adesso? Finiamo questo set magari. Sopravvivi! Okay. Abbiamo un cambio tattico. Oh, abbiamo il cambio tattico. Ike. Abbiamo Ike, giustamente. Abbiamo Ike. E Ike, come abbiamo già detto, è il secondo personaggio di Sprite. E si è portato a casa il match della top 8 contro Ceteratopo. 3, 2, 1, via! Battlefield, quindi. Non ridere. Dai! È stupendo come nome. Non ridere. Attenzione, bellissimo. Fint che però non trova la bomba. Presa giù Fair, bombo, bravo. Un altro Fair lo allontana, potrebbe clipparlo. Ah, oh, non osa. Tenta con 6B, si becca la non riesce a uscire. Buonissimo Fair. Bello Fint, cerca di fare. Oh, no, no, peccato. Si suicida così, purtroppo. Però 73% con Ike. Si può fare. Sì, diciamo che Cloud adesso presa giù, senti, eccolo lì. Non lo approfitta, trova. Approfitta, ma fa un bel perfect hit. È buono il tech chase con il dash attack. È buonissimo, si porta a casa. È ottima lo stock. Edge guarding. 26%, 37, sì, dai. Entrambi picchiano abbastanza per essere poco e nulla. Bravo. Però Harry a tenere le sue piattaforme. Non lo fa scendere.
ed eccolo che è sceso. Jab cerca di tenerlo lontano con la poke. Oh, carica la pochette, però si fa grabbare e non trova la combo. Non riesce a causa delle piattaforme. Aia, questa è una brutta posizione per Ike. Per Ike decide di tornare col side B e rientra. Cloud giustamente lancia via l'avversario e carica il limit. Eccolo qua. Eccolo, forse la partita è presa ed è dentro. 2-0 Harry. Complimenti comunque a Fright che è arrivato in top 8 uscendo dal nulla. Lo rivedremo chissà, forse sabato prossimo? Può essere. Comunque, sopravvivi! Salvo problemi con i genitori.